Buonasera, siamo qui con la professoressa Donatella Sacchi, che è presidente del World Technical Meet presso la FIG, e oggi condurremo un'intervista per Ginnasticando. La ringrazio innanzitutto per la sua disponibilità, per la sua cortesia. Allora, nella sua figura di presidente del VTC, come ha vissuto quelli che sono stati gli umori del mondo della ginnastica durante l'evolversi di questa pandemia globale, che è culminata con la cancellazione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020? Beh, all'inizio, con tanta speranza, sarà una cosa breve, ci riprenderemo. I giochi sono stati per lungo tempo un punto di domanda, perché si pensava comunque che si sarebbe potuto recuperare. Poi, con l'andare del tempo, ci si è resi conto che la situazione era più seria di quello che poteva sembrare all'inizio, coinvolgeva tutto il mondo. E giustamente il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di posticipare i giochi. È stata una decisione molto sofferta ed è stata anche presa quando proprio si sono resi conto che non c'erano le condizioni per assicurare la salute degli atleti, per preservare gli atleti da qualsiasi tipo di problematica sulla salute. Devo dire che è stata comunque una decisione saggia, i fatti poi alla fine hanno dato ragione ed è stato anche molto saggio posticipare le Olimpiadi e non cancellarle. Quindi agli atleti rimane la speranza, sia ai giovani che devono entrare oramai qualificati, sia a quelli, non chiamiamoli anziani, ma con più esperienza, che probabilmente anche l'ultima Olimpiade. Rimanere con la motivazione che comunque questo grande evento ci sarà. Abbiamo visto che molte atlete, soprattutto per la femminile, perché poi lei rappresenta l'artistica femminile, anche di altre discipline, andiamo a vedere le nostre tuffatrici italiane, perché di sport in questo caso parliamo, per loro a volte a una certa età il rinvio di un'Olimpiade è una scelta che ha più di un fattore all'interno della vita, come può essere una gravidanza, per cui il rinvio di un'Olimpiade può segnare proprio quell'anno, diciamo, sabbatico di preparazione tecnica a oltranza, può rappresentare magari proprio uno spartiacque su una fine carriera. Secondo lei che impatto può avere su dei grossi nomi a livello della ginnastica? Questo. Io credo che le nostre ginnaste, Biles inclusa, abbiano deciso di comunque resistere fino alle Olimpiadi. Le Olimpiadi è un evento irripetibile e una medaglia olimpica non ha paragoni con nessuna medaglia di un campionato del mondo. Quindi, per quello che io so delle nostre ginnaste, hanno applicato il concetto di resilienza. E hanno deciso di restare fino a questa Olimpiade che dovrebbe svolgersi nella prossima estate. Sappiamo che l'Olimpiade è il culmine del quadriennio olimpico e per ogni quadriennio olimpico c'è un rinnovamento di solito anche a livello di quadri tecnici o di codice dei punteggi o di normative. Secondo lei, dovendo posticipare di un anno, quindi il prossimo quadriennio olimpico durerà 3 anni? Le domando, quali saranno secondo lei delle problematiche legate a questo slittamento su un minor periodo, sul prossimo quadriennio? Beh, dunque, il prossimo quadriennio, più che altro le problematiche saranno legate alle cariche istituzionali, perché invece della durata di 4 anni, come noi ora siamo stati prolungati di un anno per portare a termine questo quadriennio che diventa un quinquennio, il prossimo è già stato deciso che sarà un triennio per riportarci a regime. Quindi, l'impatto principale sarà sugli incarichi. Perché il congresso verrà a fine 2021 e quelli che prenderanno il nuovo incarico, i nuovi eletti o quelli confermati, vivranno solo un triennio invece che un quadriennio. Per quanto riguarda le atlete, dipende molto dalle regole che verranno messe in pratica per il prossimo ciclo.
Quindi, se non ci saranno grossi cambiamenti a livello di codice dei punteggi, per esempio, allora sarà più facile, un triennio, un quadriennio, gli cambierà poco, basterà continuare col tipo di preparazione agli attrezzi che hanno in questo momento e incrementare il loro livello tecnico. Lei come si immagina nella più rosea? Adesso abbiamo questa mutazione del virus della Gran Bretagna, per cui noi siamo fiduciosi che si terranno nell'estate 2021 i Giochi Olimpici. Come se li immagina dopo tutti questi cambiamenti così radicali? Beh, io più che altro mi immagino la stessa atmosfera gioiosa da parte degli atleti, da parte dei partecipanti. Ci sarà comunque questa grande emozione che le Olimpiadi creano. Io credo che da questo punto di vista non cambierà nulla. Il Giappone comunque è sempre molto efficiente, quindi sono anche sicura che ci sono vari protocolli di cui già si discute. Sono molto sicura che verrà posta molta attenzione sugli atleti per preservarli da qualsiasi tipo di problema. Si parla già, per esempio, di mantenerli meno giorni al villaggio olimpico, quindi evitare questa grande folla, questo grande scambio. Per quanto riguarda la ginnastica, come ben sa, noi abbiamo avuto questa esperienza recentemente di questa gara che si è chiamata Friendship and Solidarity proprio a Tokyo in Giappone, dove hanno partecipato sia l'artistica maschile che l'artistica femminile con le quattro nazioni top al momento, quindi Cina, Russia, Stati Uniti e Giappone, proprio per testare vari protocolli. Devo dire che è andata benissimo, nessun contagiato, il pubblico era dimezzato, ovviamente, però già avere il pubblico anche dimezzato crea atmosfera. E i ginnasti si sono trovati bene, i giudici hanno avuto dei separatori, a tutti sono fa stati fatti test e si parla, adesso magari avremo questo vaccino che è la soluzione di tutti i mali, però comunque si parla anche di fare dei test quotidiani a chi è dentro al villaggio, proprio per isolare immediatamente se ci dovesse essere un caso. Io mi immagino un'atmosfera, non dico rilassata perché le Olimpiadi non sono mai rilassate, ognuno si gioca qualcosa a livello personale o a livello di medaglie per la propria nazione. Però io comunque sì, me li immagino sempre con questa bella atmosfera elettrica che dà proprio i Giochi Olimpici. E forse ci sarà anche uno spirito di rivalsa, comunque, di dire abbiamo superato questo scoglio, veramente andiamo avanti. Se l'avremo superato, Ne sono sicuro. perché non si sa. Però in ogni caso sì, noi come atleti e come sportivi siamo abituati a cadere e rialzarci. E quindi anche in questo caso noi siamo pronti ad andare A rialzarci, grazie. Abbiamo visto anche le modalità di conduzione di questa intervista, e che a causa dei lockdown le modalità di videochiamata hanno subito proprio un radicamento nelle nostre abitudini quotidiane, un pochino per tutti, quindi dall'atleta, dal piccolino che inizia a fare preagonismo fino, abbiamo visto anche le preparazioni tecniche durante il lockdown, e quindi questa modalità multiforme di didattica, cioè, lei pensa che domani vedremo degli eventi di caratura internazionale e internazionale completamente online? Io li vedo non in un recente futuro. Noi abbiamo avuto come federazione internazionale una gara online di parkour, però lei capisce, neanche organizzata dalla federazione internazionale, ma organizzata dalla federazione degli sport, degli urban sport o sport estremi, come li chiamano loro, a cui abbiamo partecipato. Siamo stati invitati anche con l'aerobica a una gara online. E abbiamo poi discusso delle gare eventuali di artistica o ritmica, altre discipline online. Il problema vero, rimane proprio l'organizzazione pratica di queste gare online, perché noi parliamo di tutto il mondo e quindi essere registrati, prendere le ginnaste che stanno in Australia piuttosto che quelle che stanno dall'altra parte, che invece stanno nel continente panamericano, i giudici.
I giudici devono dare il punteggio in tempo reale, quindi si deve creare tutto un sistema molto complesso, soprattutto per garantire la sicurezza di tutti i dati, perché questo è fondamentale. È un problema molto complesso. Quindi un domani, forse, chi lo sa, io non ci sarò comunque, perché la vedo molto, molto più in là. Quindi tempi remoti. Sì, assolutamente. Sperando che non avvenga, perché si perderebbe quel quid che nelle gare è importante. Si perde il pubblico che ti dà quell'energia in più, si perde proprio l'atmosfera e anche la condivisione, perché nelle gare non è solo andare a fare la gara, ma è anche uno scambio di amicizie, di rapporti, nazione con nazione, anche tra di noi adulti. È bello ritrovarsi, scambiare opinioni, è una crescita. L'incontrarsi nelle gare è anche parte di una crescita. E secondo, almeno, io sono italiana e quindi questa è la parte che mi manca di più. Perché avere seminari, webinar online è molto pratico. Invece di avere 3-4 incontri l'anno, perché costa muoversi, è albergo, e puoi fare quanti ne vuoi. Però la condivisione, il rapporto umano, a me manca tantissimo. Sì. È difficile questo rapporto di crescita che puoi avere quando hai un dialogo ad persona e non in schermo. Anche perché molti atleti si caricano col pubblico. Magari qualche atleta può andare, magari anche più giovani, in un momento di panico, ma il pubblico fa tanto. E abbiamo visto la Final Six di Napoli, che è stata gestita, io l'ho seguita da casa, e in maniera veramente... non sembrava mancasse il pubblico. Però è un evento televisivo, per cui è stato studiato. Dal vivo certo, è un'altra cosa, certamente. Ma gli atleti comunque si accorgono che non c'è, sì, pubblico. Anche quando perché sei lì in campo gara, te ne accorgi. Sì. Secondo lei, quanto è stato messo in campo? Perché lo sport, travisando un po' dalla ginnastica, lo sport è salute. Abbiamo fatto entrambe latino, mens sano in corpore sano. Non può, sì, coesistere nessuno dei due addendi senza il primo, per cui l'importanza è radicale. Poi le chiederò anche due cose a livello di formazione dell'individuo. Secondo lei, la salvaguardia, quindi, dello sport, è stato fatto veramente tutto il necessario? Si poteva fare qualcosa di diverso? Questa è una delle domande difficili. Non lo so, io sono stata in contatto con tutto il mondo veramente e in linea di massima le posso dire che tutto il mondo più o meno ha avuto lo stesso tipo di percorso che abbiamo fatto noi. Cioè, le posso dire, in Australia ogni volta che aumentavano i contagi chiudevano le palestre e quindi gli atleti non si potevano allenare. Noi, a parte lo shock della prima ondata, dopo quantomeno le federazioni si sono attivate ed è stato permesso agli atleti agonisti di poter continuare ad allenarsi anche in vista di un'Olimpiade, ma non solo di un'Olimpiade. Ci sono ancora delle gare di qualificazione, non abbiamo raggiunto la quota totale, che ci devono portare alle Olimpiadi. E perché precludere, perdere 2-3 mesi di allenamento, ma anche solo un mese, costa tanto in uno sport come il nostro su un fisico, perché hai voglia a stare a casa, fare pesi, fare un po' di scioltezza, ma non è la stessa cosa andare in palestra e tutto il giorno e parallele e trave, corpo libero, acrobatica, certo, anche proprio per gli schemi motori, per tenere il cervello attivo su alcuni schemi che per noi sono molto importanti. È stato fatto tutto il possibile. Io questo non glielo saprei dire, perché la Cina, ad esempio, cosa ha fatto? Quando è scoppiato il caso Cina, e sono stati i primi, hanno blindato tutti gli atleti, ma loro hanno un centro sportivo enorme di preparazione olimpica, dove ci sono tutti gli sport, li hanno blindati tutti lì dentro
hanno chiuso i cancelli, ma anche le donne delle pulizie, chi faceva da mangiare. Qui non è tornato a casa nessuno, fino a che non si è risolta la situazione. E posso dire, perché io ho una collega cinese nel mio comitato, che il presidente del comitato olimpico cinese è andato al cancello dove c'erano le guardie e ha detto: io voglio entrare. E loro gli hanno detto no. Ma io sono il presidente del comitato olimpico cinese. Le guardie hanno detto no. E quindi io sono stato qui per testare se il sistema era efficiente. Efficiente. Non è entrato e non è uscito nessuno. Pazzesco. Però parliamo di un regime totalmente diverso dai nostri occidentali. Poi Israele apre e chiude, sono già alla terza chiusura, quindi a casa tutti e poi ritorna. Non è bello per un atleta, riparto, mi fermo, riparto, mi fermo, non è l'ideale. Per cui già la possibilità che hanno avuto gli atleti in preparazione per le gare nazionali di potersi allenare è già stato un passo avanti. Certo, poi ci possiamo porre il problema economico delle società sportive. Questo è il vero grosso problema, perché le società sportive, in particolare quelle magari un po' più piccoline, come fanno a sopravvivere allenando solo gli atleti agonisti? E capisce che non c'è un'entrata che gli consente, quello che gli consente di sopravvivere economicamente sono i corsi di base e la ginnastica per tutti, e quella è stata fermata. Certo. Quello è il vero problema, e tante società probabilmente si troveranno veramente in difficoltà economica. E lì non sono sicura che è stato fatto proprio tutto a dovere da questo punto di vista. Perché in televisione si parla sempre bar, ristoranti, e ristoranti e bar e ristoranti, e di tante categorie si parla, ma della sopravvivenza di queste società che poi fanno parte della nostra struttura, come ha detto lei, lo sport è salute. E questi bambini che vengono in palestra, ma gli stessi adulti, gli anziani che vengono un pochino a muoversi, ok, adesso gli anziani sono un grosso problema, però queste società dobbiamo farle sopravvivere, perché un domani saranno parte del nostro tessuto sociale. Mi ha rubato e vogliamo mantenerle. Ho avuto il piacere di intervistare un tecnico di Serie A con una grossa società, una grossa realtà, e comunque mantenere un agonismo grande in un impianto grande come può essere un palazzetto, come può essere un palendor, comunque senza il settore promozionale è un gioco alla scadenza. Prima o poi arriverà, perché ogni mese poi si vanno a creare comunque debiti. Andiamo a vedere i casi un pochino di isole felici. Marco Lodadio è stato alla ribalta della cronaca anche su testate straniere, perché lui ha avuto modo di costruirsi questo castello degli anelli in piccolo. Non poteva partire dalla sospensione se non a ginocchia flesse, però aveva il suo modo di lavorare. E insieme a lui anche la Brixia ha adottato, diciamo, il modello cinese, la blindate, perché Rico Casella le ha chiuse, perché aveva comunque, c'era un discorso di possibilità comunque, in cui non tutte le società sono possibili. Quindi parliamo di Marco, che comunque ha vinto l'argento ed è qualificato a Tokyo. Parliamo delle farfalle, delle fate, che hanno vinto il bronzo. Le farfalle di Maccarani, Nicola Mozzato, che adesso gli auguriamo un rientro, un'operazione, Giorgia Villa. Come vede il futuro azzurro anche dei settori junior nella prossima Olimpiade? Allora, tutti quelli che lei ha nominato sono già delle realtà e sono un esempio per le generazioni che vengono dopo. Hanno dato motivazione a quelle che oggi sono le junior e a quelli che sono ancora prima, quelle che noi chiamiamo allieve, per così dire. E c'è un grande movimento attorno alla ginnastica. Giorgia ha vinto i Giochi Olimpici Juniores a Buenos Aires e poi ha un modello comunicativo molto efficace, perché è aperta, simpatica, non è la ginnasta musona, seria, che pensa solo alla ginnastica. Quindi ha creato
delle aspettative da un lato, anche il vedere che si fa, c'è il piacere di fare ginnastica. I ragazzi sono sempre molto più rilassati delle ragazze, quindi non fa specie che sono molto più aperti e sono di solito molto carini e simpatici. Ho avuto modo di mandare i figli di una mia collega egiziana a allenarsi, perché loro volevano conoscere lo da Dio. Allora, quando non eravamo ancora in tutta questa crisi, hanno avuto l'opportunità di andare qualche settimana e sono tornati a casa entusiasti. Posso fare le foto, ci ha guardati. Perché i ragazzi hanno questo modo. E devo dire che lo da Dio, in particolare, anche lui, ha questa comunicativa. Quindi questo crea movimento, crea motivazione nelle generazioni a venire, e sulle junior abbiamo delle aspettative, in particolare su alcune ginnaste. Le allieve è un po' presto per dirlo, il percorso è ancora lungo. Certo, diciamo che io posso parlare per il settore femminile, tutta l'organizzazione al momento porta a creare un risultato. Il direttore tecnico sta lavorando per questo, per creare nuove generazioni, nuove realtà e cercare di mantenere quello che a oggi, medaglia di bronzo, abbiamo conquistato con tanta fatica e un pizzico di fortuna. In questo caso i cinesi ci hanno dato una mano. Certo, se noi vediamo gli esercizi dell'Andreoli, sia come nota di difficoltà e come età, di sicuro non è un caso, non è assolutamente un caso, c'è dietro tutta una metodica che li ha portati a espletare questo. E vediamo soprattutto una grande acrobatica, vediamo proprio l'innalzarsi di un livello di acrobatica, non solo al corpo libero, come può essere anche la diagonale della D'Amato, e vediamo delle grandi combinazioni di salti che un tempo appartenevano solo alla maschile in sbarra, adesso in parallela. E secondo lei questo si deve anche tanto alle nuove tecnologie, perché appena è stata cambiata la pedana dopo i Giochi Olimpici di Londra, come vede quindi questa curva che sembra esponenziale, dove arriverà nell'artistica femminile secondo lei? Anche vedendo l'acrobatica della Biles, perché lei ha portato doppia rotazione dietro con tre avvitamenti anche in uscita a trave al corpo libero. La Biles è la Biles, Wonder Woman. Cioè, come lei, non so quando ne arriverà un'altra, onestamente. Perché lei, non so se ha visto anche in YouTube al volteggio, il doppio indietro, quindi capiato. Voglio dire. Lei, questa motivazione che la tiene in allenamento, ed è stata proprio studiata dal suo allenatore, è di proporle sempre cose difficili, cose nuove, realizzate sì per la gara, realizzate no, tant'è che lei l'uscita alla trave l'ha fatta una volta sola, dopo non l'ha più, a Stoccarda l'ha fatta solo in una gara, non l'ha più fatta nelle altre. L'ha presentata alla Visa, giusto? In America? In America, ma io parlo dei campionati del mondo a Stoccarda, perché l'elemento gli viene riconosciuto nel momento in cui lo presenta ufficialmente a noi. Quindi anche lì, nelle varie fasi di gara, perché lei ha fatto la qualificazione, la finale di squadra, poi ha fatto l'individuale, la finale alla trave, comunque l'ha presentato una volta sola, perché è rischioso, nonostante lei sia la Biles. Quindi lei ha portato questa grande innovazione sull'acrobatica, perché ha questa grossa qualità muscolare e anche motoria, se vogliamo. Le difficoltà vanno in crescendo, sì, la parallela è quasi diventata come la sbarra, un po' per la larghezza, un po' per l'elasticità degli staggi e un po', anzi, a livello generale sono le regole del codice. Da quando è stato creato questo open code, codice aperto, che ovviamente le difficoltà hanno un peso importante e quindi le ginnaste che possono, ovviamente, cercano di guadagnare con le difficoltà e di compensare o calmierare un poco con l'esecuzione. Direi che le difficoltà oggi hanno una parte predominante, a parte forse la trave, che è sempre un'incognita, non si sa, cioè, cadi uno e ciao,
Però sugli altri attrezzi, sì, la difficoltà ha un peso importante. Secondo lei, dei quattro attrezzi della femminile, quale avrà l'attenuazione di questa curva e quale invece, secondo lei, andrà a continuare in maniera più... Ma allora, questa situazione della pandemia, dove non ci sono state gare, ha portato gli allenatori a lavorare tantissimo sulle difficoltà, a creare nuove difficoltà. Io ricevo proposte di nuovi elementi inventati, cosa può essere questo, cosa può essere quello, di tutti i tipi. Però devo dire che se io guardo il totale degli elementi che ho ricevuto, sicuramente la parallela. Assolutamente la parallela. La parallela sta crescendo tantissimo per via dei voli. E quindi sì, decisamente la parallela sta salendo. La trave, secondo me, è quella che farà più fatica. Perché? Perché ovviamente un allenatore guarda all'economia nel totale del risultato. E quindi rischio e cado, ascolta, rischio meno e cado meno. E quindi mi porto di più su attrezzi. Volteggio, oramai tutte le squadre che sono a un certo livello fanno il doppio avvitamento. Certo. Per mantenersi lì, in quella zona. E ripeto, la trave, il concetto principale è facciamo che cadiamo il meno possibile. E poi vediamo naufragare ogni idea, ogni tattica dell'allenatore in delle finali dove poi va a vincere una tripla piroetta e una combinazione di salti più che una grossa acrobatica in tempi come è stato in tempi recenti. Non proprio a Rio in finale trave, se ricordo bene. Caspita, non è che ha vinto una doppia piroetta, cioè la doppia piroetta alla trave, sai quanto devi lavorare per stare sulla trave dopo una doppia piroetta? Non è che ci metti meno tempo e meno lavoro che a Certo. imparare una difficoltà. E poi non è che non faceva proprio niente. Al di là della doppia piroetta, ha fatto un sacco di combinazioni, ha un bellissimo lavoro sicuro, fluido. Quindi noi vogliamo combinare le difficoltà con una parte che sia ancora femminile, di grazia e crei quella che è la ginnastica artistica, perché ci chiamiamo ancora artistica, non ci chiamiamo ancora ginnastica acrobatica, che è un'altra cosa che la fa la mia collega. Però, ripeto, noi siamo ancora artistiche, ci piacerebbe, stiamo lavorando per vedere di creare questa armonia tra una parte acrobatica, una parte di elementi ginnici e tutta la parte coreografica che fa da collante agli elementi. Ma io le chiedo, quante ginnaste fanno il salto avanti sulla trave, per esempio, o flick-flack, salto teso smezzato, e quante ginnaste fanno la doppia piroetta? La prima, decisamente E la prima. quindi se l'acrobatica è, per così dire, pericolosa, è un rischio, la parte ginnica non è rischiosa dal punto di vista dell'infortunio, ma quando sale di valore, può essere altrettanto un rischio sul perdere un punto di caduta. Quindi va studiata bene. E la strategia generale alla trave di quasi tutte le ginnaste è di lavorare sulle parti acrobatiche. Primo, perché se sto su le prendo sempre. Quindi salto avanti, la ruota senza mani, difficile che venga assegnato un altro valore, veramente difficile. Possiamo parlare del salto teso? Vabbè, però lo devi fare anche bene. Mentre invece sulle parti ginniche, tipo le serie ginniche per avere l'esigenza di composizione, normalmente cercano di stare su cose più sicure. Anche la piroetta gamba orizzontale, sì, una. Cioè, O le la pirette differenza è impugnate. perché le piroette le ho finite, le prendo, la gamba mi scende prima, mi sono sbilanciata. Quindi, ripeto, dal punto di vista dell'infortunio, la parte ginnica non è così rischiosa come la parte acrobatica, però dal punto di vista della realizzazione
più sale di valore e più ha dei problemi. Certo. Pienamente, pienamente d'accordo. Io lavoro su queste statistiche, per cui... E la BICE era caduta. Dal e salto la BICE a volte capita anche alla BICE di cadere. Cadere, salta avanti con mezzo, mi sembra fosse caduta. O era direi molto molto arrabbiata. Sì. Per questo lei a Stoccarda, quando ha vinto la medaglia alla trave, per lei credo che sia stata la medaglia più importante, perché le brillavano gli occhi, mentre per le altre medaglie, non dico che per lei erano scontate, però diciamo era un'aspettativa. Quella della trave, secondo me, è quella che per lei contava di più in assoluto, perché non l'aveva presa Rio, non l'ha presa Doha. Anche se la parallela è sempre stato l'attrezzo un po' ostico della BICE. Beh, per il suo tipo di allineamento, non si può avere tutto dalla vita. Sì. Qual era? La ginnastica salteggio, corpo libero e trave, e uno invece che è completamente diverso, che è la parallela. Certo. Non si può avere tutto dalla vita. Anche un po' per bilanciare, se no non c'è più competizione e abbiamo finito di andare in gara. Qual era il suo attrezzo preferito? Il mio era volteggio e corpo libero in generale, erano i due che mi piacevano di più. Lei ha iniziato come atleta, arrivando alle Olimpiadi di Montreal nel 76, poi allenatrice, prima con la junior e poi con le senior come direttrice tecnica della nazionale e poi come giudice. Ma non le manca di seguire una squadra, quotidianamente allenare una squadra? Mi manca lo stare in palestra e quando posso mi fa piacere andare a fare delle consulenze all'estero, alle varie squadre nazionali, perché mi manca proprio la parte tecnica, pura tecnica. Sì, mi manca stare in palestra. Però nella vita c'è un'evoluzione. Io oramai ho quasi 60 anni, posso stare ancora lì a sollevare le ginnaste? Non lo so, non lo so. Diciamo che la vita mi ha portato a questo e io l'ho fatto, però quando posso torno volentieri in palestra, perché aiuta tanto quando devi giudicare un esercizio, quando devi studiare un nuovo codice, fare delle regole, quando ti arrivano i nuovi elementi e devi dare un valore. Se sei in palestra e sei un tecnico, ti aiuta tanto, invece di fare teorici voli pindarici. E questo, secondo me, è molto importante. Non avere voli pindarici puramente teorici, ma comunque rimanere legati al tuo contesto, che deve essere tecnico. Ed è quello che io dico alle mie giudici internazionali, che voi dovete non andare in palestra perché tante fanno altri lavori, ma essere in contatto con i tecnici. Ci deve essere questo legame, tecnici e giudici, perché ci aiutiamo a vicenda. Noi abbiamo tanto da imparare dal punto di vista tecnico, che poi ci aiuta nell'applicazione delle nostre regole. E loro, d'altro canto, possono prendere da noi quella che è la parte puramente delle regole ed evitare certi errori che poi Certo. in gara costano. È quello che mi sono sentito ripetere dalla mia referente regionale. Ha detto: ragazzi, non smettete mai di perdere il contatto con la palestra se volete rimanere giudici, perché troppo lontani si finisce veramente per finire in voli pindarici. E parla meno in personale, aiuta a essere ufficiale di gara e essere allenatore, permette di capire tante dinamiche, effettivamente. Lei come... È un po' comunque dottor Jekyll e Mr. Hyde, eh? Sì. Quando hai la doppia funzione, un po' dottor Jekyll e Mr. Hyde. Sì, anche le atlete non sanno, ti guardano un giorno come tecnico, un giorno come giudice, e lì c'è proprio il risvolto della persona, faustianamente. Lei come si vede dopo questo? Lei è approdata come presidente del WTC, della Federazione Internazionale, ed è giudice internazionale di terzo grado, il grado più alto.
Noi andiamo a rovescio, quindi di primo livello. Noi Come incominciamo dal quarto livello e andiamo fino al primo. si vede tra qualche anno la sua carriera, la sua vita? Che la ginnastica alla fine è vita. Capiti per caso che ti portano i genitori, ma poi non te ne esci più dalla palestra, da questo mondo. Beh, dopo diventa altro che il virus, perché non c'è antivirus dopo, ti rimane dentro e non te lo togli più. Come mi vedo? Allora, diciamo che io sono molto realista su me stessa, quindi io sono sicura e mi piacerebbe fare il prossimo ciclo, ancora come presidente del comitato tecnico. Perché voglio portare avanti qualche progettino che ho in mente e ho cominciato già a elaborare durante la pandemia, quindi un ciclo lo vorrei fare ancora. Dopo, non lo so, sono aperta a varie soluzioni, tra cui, perché no, passare a livello proprio dirigenziale, un comitato esecutivo, non lo so. Però mi piacerebbe comunque mantenere un incarico, quale che sia, mi consenta di rimanere nella ginnastica e mi consenta di dare il mio contributo. Ripeto, continuare a fare l'allenatore adesso non sarebbe appropriato, assolutamente. Però fare delle consulenze, dire la mia opinione, aiutare chi ha bisogno d'aiuto, assolutamente sì. E un livello dirigenziale non mi dispiacerebbe. Poi, per carità, se devo fare la presidente ancora per altri 4 anni e arrivare a Los Angeles, perché no? Però forse, ecco, anche per la mia età, un livello dirigenziale. Io sono sempre stata una persona che ama promuovere i giovani che hanno voglia di lavorare. Perché no? Ogni tanto ci vogliono idee nuove. Io lo chiamo sangue nuovo. Ci vuole, perché sennò noi continuiamo a girare nello stesso circolo. Siamo, come dico io alle mie colleghe, nella stessa zuppa. Una volta ci mettiamo più sale, una volta ci mettiamo più pepe, ma la zuppa è sempre quella. Puoi cambiare le carote con le patate, ma sempre zuppa è. E invece qualche idea nuova, qualcosa anche, non dico di moderno, ma noi andiamo in una società diversa da dove sono cresciuta io. E la ginnastica si dovrà adattare. E forse io non sono in grado di arrivare, per la mia mentalità, per come sono cresciuta, a fare questo salto. Ma prima o poi è un salto che dovremo fare per diventare più comunicativi e per non rimanere obsoleti. Io Certo. non ho la soluzione, però. Sarà Ci il devo tempo. pensare. Sarà il tempo a dirlo. Lei ha parlato delle sue colleghe. Questa è una domanda che mi viene da una mia collega perché parlavo in palestra. Ho l'opportunità di intervistare la professoressa Sacchi e lei mi ha detto, lei viene da un grosso bagaglio sportivo con la nazionale e Artistica o ritmica? Artistica di artistica femminile, l'ha anche giudicata e mi ha detto: chiedile, in questo mondo totalmente femminile, si parla ironicamente delle sette sorelle. Com'è possibile qua adubare questo staff completamente? Andate sempre d'accordo? Più che andare sempre d'accordo, posso dire che ci rispettiamo molto. Intanto la correggo, non è un mondo tutto femminile. Io ho giudici maschili, internazionali e anche molto bravi, devo dire. Ci sono, adesso così proprio di prima mano, mi vengono in mente due o tre esempi, uno in Turchia, uno in Canada, uno in Germania, e sono molto bravi. E si sono inseriti benissimo nel mondo di noi donne. E le sette sorelle, che poi siamo anche 8 e 9, perché al momento le sette sorelle sono diventate per qualche ragione 9, più uno sport manager, perché io ho anche uno sport manager che mi assiste e che sta alla sede di Losanna, che è una persona fantastica. Io devo dire, posso solo ringraziare Céline, perché
per quello che fa per me e per noi del comitato. E noi sette sorelle non sempre abbiamo le stesse idee, discutiamo, sì, ma ci rispettiamo sempre moltissimo, sì, questo sì. E questo devo dire, probabilmente dipende anche dal fatto che venendo da paesi diversi e da culture diverse siamo portate all'ascolto e al rispetto, perché capiamo che io sono italiana, sono quella che arriva, abbraccia tutti, bacia, e non so, la cinese non è abituata, però lei non è proprio cinese comunista, è più cinese sociale. Okay. Poi abbiamo una messicana, e allora anche lei festaiola, comunicativa, sempre sorridente. Poi ho una russa, Liuba, lei è la classica ginnasta impostata russa, che quando siamo nel mezzo di una catastrofe, lei dice, oh my God, con questo tono glaciale. Assolutamente lei non si scompone. Però nel tempo, lavorando tutte assieme, siamo diventate una piccola comunità. E quindi stiamo bene insieme. Devo dire che ci fa piacere anche passare il tempo libero insieme, proprio perché stiamo insieme. Poi ognuna ha la sua opinione e tra tutti, giustamente, si cerca di arrivare a quella che è l'idea migliore o quella che potrebbe creare meno problemi. Certo. Però è solo dalla discussione che si arriva alla soluzione migliore, perché se tutti siamo d'accordo e tutti dicono sì sì, andiamo via alla cieca, e poi il primo problema che si presenta non siamo in condizioni di risolverlo. Non volevo essere fuori luogo, è che a volte gli aneddoti creano nella persona, creano proprio la persona oltre quell'immaginario un pochino mitologico che poi si viene a creare. Restiamo sull'allenamento. La ginnastica non prevede propriamente un approccio multidisciplinare, ma magari già dalla preparazione fisica. Quindi questo approccio in una visione più ampia possibile può andare a diminuire le problematiche poi di una specializzazione troppo precoce, vedendo che tante difficoltà, l'età in cui poi vengono portati in gara si sta sempre più abbassando, sempre che possa essere conciliato con l'alto livello, secondo lei? Allora, qui si apre un grande capitolo, si potrebbe parlare molto a lungo, e c'è sicuramente gente molto più preparata di me sull'argomento. Intanto bisogna chiarire cosa vuol dire specializzazione precoce, perché i nostri bambini che entrano in palestra 3 anni, quando iniziano a fare i corsettini, cosa fanno? Gioca a gym. E quello è un multidisciplina, perché corrono, saltano, superano gli ostacoli, vabbè, non fanno nuoto perché il nuoto è specifico di una piscina, però in genere i genitori li portano anche a nuoto. Quindi quella è una fase dove veramente c'è la multidisciplinarietà. Poi magari vanno fuori nei parchetti anche, si arrampicano. Quindi in questa prima fase si tende a sviluppare semplicemente le loro abilità motorie di base. Quello che una volta facevamo quando giocavamo in cortile, adesso difficilmente certo. Si va a giocare in cortile o in strada, e quindi si va in palestra. Poi c'è una seconda fase dove si costruisce il corpo, dove si incomincia a costruire, che può andare bene per la ginnastica, ma può andare bene per un sacco di sport. Tante mie ginnaste, finito di fare ginnastica, sono andate a fare pallacanestro, sono andate a fare nuoto, sono andate a fare tuffi. Certo. Cioè, da questo punto di vista io direi che la ginnastica è multidisciplinare, perché in sostanza le abilità che crea, e non sono solo le abilità, capacità coordinative, condizionali, quelle di cui tanto si parla, ma anche a livello mentale, comunque c'è tutta una costruzione spazio-tempo che è molto importante, che aiuta anche poi per tutti gli altri sport. Senza contare
la capacità di superare i problemi, già l'abilità o una difficoltà e cerco di superarla, cado, mi rialzo. Sono tutte cose che servono anche nella vita, non solo per la ginnastica. Quindi poi c'è quest'altra fase dove si sviluppa, come le dicevo, anche il cervello, quindi il bambino impara, assorbe come una spugna e lì tu devi costruire e la sua fisicità per prepararlo a una bella struttura, la sua dinamica mentale e piano piano quella che è la parte tecnica. Dopo questo, dove arrivi? Arrivi a cominciare a fare i primi elementi, ma intanto hai creato l'amore per lo sport. Non è detto che tutti devono resistere in palestra, non è detto che tutti devono diventare campioni. L'importante è che ognuno raggiunga i suoi obiettivi, che sia soddisfatto di se stesso. Per diventare una ginnasta d'élite, andare alle Olimpiadi o anche un campionato del mondo, squadra nazionale, è un'élite. Quindi tu devi avere determinate predisposizioni. Però io quando facevo l'allenatore ho sempre detto: sei motivata, ti piace fare ginnastica e la facciamo, perché no? Non arriverai a diventare la Giorgia Villa, però sarai soddisfatta di se stessa, potrai dire: io ho superato i miei limiti. E questo aiuta nella vita, non solo nello sport. Poi cosa posso dire? Che più avanti, e non le gare si fanno sempre prima, in realtà le ginnaste junior al momento per le regole della Federazione Internazionale sono 13, 14 e 15. E la mia proposta, a partire dal 1 gennaio 2022, è di cancellare i 13 anni, quindi di spostarle 14 e 15. Poi le senior 16 anni e più. E mi sembra un'età appropriata, quindi ci sono dei limiti per partecipare alle varie gare internazionali. Che a volte, secondo me, l'errore principale non è spingere le ginnaste a fare, ma spingerle nel momento in cui non sono pronte a fare. Ogni ginnasta è diversa, c'è chi arriva prima, come c'è chi si sviluppa prima, e come a scuola è la stessa cosa, e si matura un po' dopo. Quindi l'allenatore, la capacità dell'allenatore è molto importante, perché tu non sei lì a insegnare il doppio salto, tu sei lì a monitorare la tua ginnasta e a metterla nelle migliori condizioni di fare il suo percorso. E se vogliamo parlare dell'artistica femminile, vogliamo dire che nel periodo della pubertà tu, allenatore, devi sapere. E a volte devi anche tornare indietro. Ma come? Lo faceva prima e adesso non lo fa più. E certo, è cresciuta 20 centimetri, per via dello sviluppo magari ha messo su 2-3 chili. Non puoi costringerla a perdere peso. Certo. Perché questa è la sua natura. Lo perderà dopo. Questo è il momento dove tu devi capire che devi adattare l'allenamento a quel momento, senza caricarla psicologicamente. Perché è già in fibrillazione di suo, che si sente diversa, che non gli veniva quello che faceva prima. Quindi questa è la vera abilità dell'allenatore, adattare per ogni momento e per ogni tipologia di ginnasta l'allenamento. Certo, se sei un allenatore e 10 ginnaste, dici: ascolta, mi rimane un po' problematico avere, però entro certi limiti si può fare, ti puoi adattare. Possiamo prendere un pochino ad esempio in negativo Kathleen Hashi e la sua storia. Lei è stata forzata, è stata portata a gareggiare anche con una frattura. Quindi allora, di ginnaste con questa storia ce ne sono più di una. Diciamo che ci sono anche stati periodi dove si faceva meno attenzione, perché il famoso risultato ad ogni costo imperversava. Parliamo anche di una realtà dove l'economia conta tanto. Certo. Perché noi sappiamo anche a livello di doping perché gli atleti si dopano.
perché dopo hanno vinto una medaglia, e dopo arrivano gli sponsor, e dopo arrivano dei soldi, e da parte dell'allenatore, in questo caso, no, io voglio essere l'allenatore più bravo di tutti, io ho qui una ginnasta di talento, la devo spingere, finché tira, tira. Io direi che nel tempo questa mentalità, e mi auguro che vada a morire, che siamo più consapevoli di quello che dobbiamo fare, più consapevoli dell'essere educatori. E io l'ho incontrata, abbiamo fatto una gara nel Principato di Monaco l'anno scorso, era periodo di Natale sempre, e ho incontrato lei e la sua allenatrice alla della Los Angeles University. Che è NCAA. Sì, e mi è piaciuta tanto, lei mi è piaciuta veramente tanto, e devo dire che Kathleen è un'altra persona, completamente un'altra persona. Prima era una ginnasta musona, che non parlava con nessuno, sempre chiusa in se stessa, adesso invece molto più consapevole di sé, aperta, mi è piaciuto tanto. Tant'è che la sua allenatrice mi diceva, se hai bisogno che io venga a fare ai congressi, a parlare o avere delle riunioni con gli allenatori, io sono disponibile. E noi abbiamo delle ginnaste in Italia, una è la figlia di Giorgio Colombo, per esempio, che sono andate nei college in America. Clara Colombo. La sì, Clara, in esatto. Nebraska. E mi parlava di questo, di questa esperienza, dove la motivazione, il gruppo è completamente diverso. È vero, tu fai le gare per l'università, hanno regole diverse. Certo. La pressione, devo dire, che comunque tu gareggi per la tua università, quindi penso che anche loro sentano la pressione, però magari non fai tutti gli attrezzi, ne fai solo qualcuno, ma mi è piaciuto lo spirito che si viene a creare là, questo mi è piaciuto, e mi piacerebbe che l'allenatrice di Kathleen facesse un giorno un webinar sul suo modo di allenare poi alla fine, perché poi ogni cosa individuale va adattata, però non sarebbe una cattiva idea. Sa che queste parole sono simili a quelle pronunciate da Maggie Nichols dopo l'esclusione da Rio. Lei è stata la testa d'ariete, diciamo, per quello che è stato lo scandalo Nassar. Lei adesso si allena, fa parte del campionato universitario, quindi nella NCAA, e tra l'altro è riuscita a portare il doppio vitamento e mezzo al volteggio che non aveva portato durante il trial di qualificazione ai tempi dei Conegy Carolet. Diciamo che agli atleti d'elite si impone proprio questo mindset, questo che poi si sviluppa automaticamente con gli anni in palestra, e per cui rigore verso se stessi, un'autodisciplina che nella ginnastica, come in tanti altri sport in cui c'è una soglia di rischio molto alta, si autoinnalza, ma e soprattutto una sorta di rispetto, anche a volte coercitivo, nei confronti di quello che è lo staff, senza parlare dei metodi che poi sono emersi dai Caroli, almeno da quelle che sono state le metodiche. Il fisioterapista, che è Larry Nassar, poi condannato, in appello è evidente che aveva usato proprio questa modalità coercitiva, perché è stata imposta al silenzio, e l'esclusione di Maggie Nichols, nonostante fosse sesta sulle prime otto per poi la qualificazione per Rio, è stata perché lei aveva già rinunciato alla USAC. E lei pensa che fatti del genere, perché non si parla dell'ultima delle federazioni, si parla probabilmente della prima o delle seconde, tra l'altro con un impero economico dietro. Sperando che non si ripetano, secondo lei è possibile che ci sia proprio questa rete talmente di silenzio, quasi omertoso, dietro un fatto talmente grave come degli abusi nei confronti delle ginnaste? Allora, diciamo che questo episodio di Nassar, da un lato, è stata una cosa che ha scioccato tutti, dall'altro, però, ha dato vita a una nuova cultura, proprio per eliminare questo sistema di omertà che si era venuto a creare. Ora, la stessa Federazione Internazionale
per espressa volontà del presidente Watanabe, ha creato la Ethic Foundation, che è una fondazione etica che si deve occupare di tutti i casi che per ginnaste, che non sono solo abusi sessuali, ma possono essere ginnaste che vengono... ne ho due per la casa. Che vengono maltrattate, ginnaste che magari vengono non insultate, ma insomma in qualche modo umiliate. Ecco, questa fondazione si occupa di tutti questi casi e tutte le ginnaste che magari non sentono il coraggio di parlare all'interno della propria situazione o della propria federazione, perché può darsi che abbiano l'idea che non vengono ascoltate, possono rivolgersi alla Fondazione Etica della Federazione Internazionale in qualsiasi momento. Questo per cercare proprio di eliminare questo senso di omertà. Allora, diciamo che se tu non ti senti a tuo agio nel parlare all'interno della tua struttura, puoi sempre rivolgerti a una struttura indipendente dove nessuno né ti giudica né ti critica, però prende in considerazione il tuo fatto, incomincia un'investigazione. E questo è importante, ed è importante che le ginnaste lo sappiano, perché questo sistema deve finire, magari ci vorrà del tempo. E ripeto, di abusi sessuali, stile Nassar, non ne siamo a conoscenza. E non è un problema solo della ginnastica, perché poi c'è stato lo scandalo del pattinaggio artistico. Un atleta, credo sia pentathlon coreana, si è addirittura suicidata. Quindi è un po' in tutti gli sport. Però la Federazione Internazionale di Ginnastica è stata la prima, ovviamente dopo quello che siamo venuti a conoscenza del caso Nassar, ad aprirsi e a raccogliere quelle che sono, quelle che noi chiamiamo inquiry, cioè i cosiddetti reclami delle ginnaste, portare all'attenzione di qualcuno che si occuperà del tuo caso, perché non è coinvolto nella stessa struttura dove sei tu. E questa secondo me è una cosa molto importante che può portare piano piano a eliminare queste storture. Questi abomini, completamente. Che poi rimangono sulla pelle dell'individuo, non dell'individuo ginnasta, ma dell'individuo donna, dell'individuo persona. Certo, assolutamente. certo. Passiamo al lato positivo. I genitori spesso mi dicono, spesso i ragazzi, o io gli dico, spesso vediamo per anni di più noi, i vostri ragazzi, che gli insegnanti stessi, gli insegnanti di scuola. Io penso ai miei piccolini, ho anche le allieve che magari le segui per 5 anni, 7 anni. Quindi lo sviluppo dell'atleta passa proprio anche dal rapporto con l'allenatore. Quale crede, sia la modalità dialettica migliore nella costruzione di un atleta di alto livello e quindi nel rapporto qualitativo che si ha sulla formazione proprio dell'individuo? Come lei ha citato l'allenatrice di Katrin Ohashi, lei ha una speaking di un certo tipo. Vediamo viceversa altre nazioni o meno, anche per magari come si dice, uno storico, che invece sono molto più rigidi. Anche per sua esperienza, che dialettica si può instaurare con l'atleta, perché era un atleta di alto livello, quindi avere il discorso prestativo e il discorso umano che poi restino appaiati su due binari paralleli. Allora, l'atleta, quando diventa un atleta di alto livello, va sempre ascoltata, perché alla fine è lei che ti dà il polso della sua situazione. Se tu non l'ascolti, rischi di rovinare, vai a finire in un infortunio e ti crei un problema. Quindi la ginnasta va sempre ascoltata e poi va fatta una valutazione di quelle che sono
le sue necessità o di quelle che possono essere i suoi timori o di quelli che in quel momento possono essere dei dubbi. Quindi va sempre ascoltata. Certo. Deve rimanere chiaro che l'allenatore non è l'amico. Comunque ci deve essere una separazione nel rapporto. Io resto l'allenatore e tu resti la ginnasta. Possiamo colloquiare, assolutamente sì, io ti ascolto, faccio le mie valutazioni, ti propongo cosa secondo me potrebbe andare bene, ma non sono il tuo amico. Comunque questa distanza, come genitori figli, io sono sempre genitore, gioco con te, ma sono sempre genitore e tu sei sempre mio figlio. L'aspetto educativo dell'allenatore, secondo me, va sottolineato a tutti i livelli, non solo per le ginnaste di elite. Quindi non ti devi mai dimenticare che tu non sei solo un allenatore, ma sei un educatore. E quindi è importante nel momento in cui parli con la ginnasta tenere presente questo fattore. Poi ogni ginnasta è un po' un mondo a sé. Devi trovare la chiave per entrare e avere un dialogo. E non solo, parlo solo io e tu non mi dici niente. Certo. E magari per alcune viene con la maturità. Non è detto che si sentano subito disponibili. Quindi ogni volta si costruisce un rapporto. Non c'è una regola specifica che va bene per tutti. Anche perché all'opposto la ginnasta, l'atleta ha la sua, il suo modo dialettico, per cui magari quella che sta in silenzio completamente non è, cioè è in silenzio ma è in pace, è tranquilla. Quella che è in silenzio perché è arrabbiata, nera, per cui bisogna anche trovare proprio il modo. Le faccio le ultime due domande. Io ho avuto modo di intervistare per Ginnasticando un ragazzo che si chiama Carmine Consalvi, che lui è stato il primo ragazzo paraplegico a competere all'interno di una competizione di calisthenic, quindi con delle prove su una sbarra parallele a anelli, con una persona normodotata. E arrivando terzo. Io l'ho visto, ho visto sui video di allenamento, è veramente, veramente forte. E sui lavori in sospensione, anche se non aiuta non avere il controllo sulla parete addominale e sui muscoli del cuore, però un pochino per un imbrago, un pochino con una resilienza stoica quasi, progetti o che fattibilità può avere un progetto di ginnastica per ragazzi con problemi fisici, disabilità fisiche? Allora, questo è un settore in cui la Federazione Internazionale si sta attivando. Noi abbiamo una parte che è quella che si chiama la ginnastica per tutti, potrei dire, che è proprio una parte che si dedica a quelli che non fanno l'elite. E la signora che si occupa, Margaret, è una signora svedese, vive in Olanda, ha intrapreso un progetto proprio per i disabili. Vediamo se riusciremo a portarlo avanti, perché l'idea futura, probabilmente a lungo termine, è di portare la ginnastica dei disabili alle Paralimpiadi, perché al momento ancora non c'è. Quindi questo è un progetto che è cominciato, potrei dire, l'anno scorso, richiederà tempo, però stanno lavorando su questo, perché è giusto. Io posso dire che queste persone le ammiro incondizionatamente, hanno il 100% della mia ammirazione. Io non so se avrei questa forza, non lo so, bisogna trovarsi in determinate situazioni per saperlo, però io li ammiro. Ho degli amici che conosco, che hanno fatto le Paralimpiadi o nell'atletica, in diversi sport, però devo dire che hanno la mia ammirazione 100%. Gliene parlo un pochino in maniera personale, avendo mio fratello gemello che è in carrozzina in seguito a un incidente. E lui appena finito proprio la parte più critica, si è subito buttato sugli sport. Ed è da lodare,
perché quelli che a noi sembrano veramente dei limiti invalicabili, alla fine le dico un aneddoto suo, se lo invita a cena e dice no ragazzi, io la sedia tanto l'ho portata da casa, non scomodatevi. Questo è il loro mindfulness. E allora noi parliamo delle ginnaste d'élite che devono essere, e questi? Sì. Altro che super dotati. Davvero. A livello cerebrale, altro che. Davvero. Le faccio l'ultima domanda, che è la domanda di chiusura che tendo a fare nelle interviste, che è un se coi puntini. Se non ci fosse stata la ginnastica, come è iniziato? La sua mamma l'ha portata, i suoi genitori l'hanno portata in palestra, è stato per caso, ma se non ci fosse stato un po' le sliding doors, come sarebbe andata la sua vita? Oh, allora, se non ci fosse stata la ginnastica, io avrei fatto lingue orientali a Venezia, avrei intrapreso la carriera di interprete e avrei girato il mondo probabilmente come lo giro adesso, in un altro modo. Questo era il mio piano. E invece è andato tutto in un altro modo, ma sono contenta lo stesso. Non avrei conosciuto mio marito, probabilmente, che anche lui è coinvolto nella ginnastica. Non avrei avuto i figli che avrei, che ho adesso, ne avrei avuti altri. Non mi posso lamentare, non ho rimpianti. Ma se non ci fosse stata la ginnastica, io avrei fatto lingue orientali e sarei andata in giro per il mondo. Quindi dalla Ca' Foscari, giusto? A Foscari. Al Mia mondo. mamma non mi ha lasciato andare. Perché? Lei è di Novara. Perché facevo ginnastica. Ah, ok. Tutto torna comunque, perché il cerchio del karma o gli avvenimenti o i ritorni alla fine ci fanno quadrare sempre. Non lo so, io ho una massima che dice che comunque tu sei dove avresti dovuto essere. Quindi, alla fine, probabilmente questo era il mio posto. Io non lo sapevo, ma questo probabilmente era già il mio posto. Io, Donatella, ti ringrazio davvero, davvero per questa È stato un intervista. piacere.